Buongiorno a tutti. È doveroso, come hanno fatto gli altri, no? Di ringraziare perché sono qui, ringraziare le persone giuste che conosco da tanto tempo, naturalmente Sonia Falcone, amica e collega terapeuta con la quale abbiamo condiviso un percorso e continuiamo a condividere percorsi veramente molto interessanti e coinvolgenti anche dal punto di vista emotivo. Io sono Enrichetta Serpe, sono intanto una docente di scuola primaria con 30 anni di carriera di compio quest'anno e sono anche razza terapeuta perché ad una certa età abbastanza matura mi viene in mente di iniziare questo percorso e lo rifarei non una ma 100 volte. Quindi sono naturalmente coordinatrice anche di Arte Calabria, così come mi ha presentato Sonia, ma di arte vorrei parlare alla fine perché mi preme dire qualche altra cosa. Posso? Ok, sì. Intanto dire velocemente che cos'è la danza terapia, danza movimento terapia, espressivo relazionale. Ed è una disciplina, una metodologia espressiva che è stata sistematizzata negli anni 90 dal dottor Vincenzo Perria e che sviluppa alcune intuizioni basilari di Marion Chase, americana vissuta negli anni del secolo scorso, la quale già negli anni 40 scriveva della danza terapia, della prima danza terapeuta, che la danza terapia appunto si basa sulla spontanea risposta a uno stimolo sonoro, ritmico e musicale, e ha come scopo principale l'inserimento dell'individuo nel gruppo. Agisce poi nei processi di formazione e trasformazione dell'immagine corporea, che sicuramente è una creazione sociale. Quindi la DMT ha tre aspetti importantissimi, oltre a tanti altri. Intanto si radica nella matrice espressiva e creativa della danza, che è considerata la disciplina dal punto di vista del movimento la più completa. Poi considera la creatività come un processo interpersonale e quindi ecco che torna la relazione di cui abbiamo più volte parlato stamattina, e quindi l'identità dei soggetti che sono coinvolti in questa creazione espressiva, momentanea, anche del qui ed ora, diviene patrimonio collettivo, non soltanto del gruppo, ma via via anche a livello sociale, quindi in maniera più allargata. E poi il ritmo. Io qui prendo a prestito le vostre conoscenze perché io di musica si vedrà domani mattina nella mia partecipazione al laboratorio, che ne capisco molto poco, però chiaramente lo utilizziamo. Il ritmo ha la funzione di organizzare biologicamente, psichicamente e in maniera assolutamente relazionale tutti gli esseri, tutti gli individui che partecipano a questa costruzione di gruppo. E la dimensione ritmica a noi proviene dalla expression primitive inventata da Ernst Gunland, che è stato anche mio maestro, l'ultimo intensivo 2 anni fa, un haitiano di 75 anni che danza in una maniera veramente superba, leggera e unica forse per quello che sono le mie conoscenze. E questo è un po', ecco, a proposito di relazione, un laboratorio che ho condotto qualche giorno fa a Cosenza, per adulti, educatori, docenti, il filo della relazione. E qui poi abbiamo sviluppato il tema della forma, dell'accoglienza, della relazione d'aiuto. Io qui ho messo questa foto, accogliere la forma dell'altro, ma non è solo accoglierla, ma è anche entrare nella forma dell'altro e anche contrastarla. E poi dare il peso con tutti i significati che poi nella vita di tutti i giorni portiamo appresso. Intanto le applicazioni. Cosa ne facciamo nella danza movimento terapia? Nella riabilitazione, nelle forme iniziali dell'Alzheimer e del Parkinson, e poi nei disordini del comportamento e del controllo degli impulsi in adolescenza soprattutto e comunque in età evolutiva. E poi come risorsa complementare la medicina generale, quindi cardiologia, pre e postpartum. Mi è piaciuto molto l'intervento della dottoressa che parlava di questo. Tra l'altro ho una figlia e una nuora, la nuora è incinta, la figlia è anche lei madre, per cui ho avuto questa felicità di seguire queste giovani donne durante la gravidanza e beh, con conoscenze di questo tipo sicuramente si dà valore a questo stato, no? E poi in oncologia. E poi quello che è, diciamo, la mia fonte di esperienza, di sperimentazione, di ricerca
quotidiana il settore educativo, quindi la scuola primaria, questi sono bambini della terza elementare e questa è la dove insegna il Presto via Roma di Cosenza. Poi danzare la materia, poi qui ho ripreso un po' il titolo della mia tesi di diploma che ho conseguito un po' di anni fa. Danzare la materia nelle diverse accezioni di questa espressione, danzare la materia del nostro corpo, no? Danzare tutto ciò che ci circonda, quindi anche l'aria che ci muove o che muoviamo, e poi anche le materie scolastiche. Possiamo uscire dall'aula per fare geometria, per fare geografia, per fare una lezione di grammatica sugli aggettivi qualificativi. Vogliamo utilizzare la modalità del movimento per dire il lento, il veloce? Può sembrare una sciocchezza quando ci sono bimbi che immediatamente, insomma, quel bimbo risponde in una maniera, guarda come è bravo, e chi non lo sa o lo sa soltanto attraverso il cartaceo. E i nostri bambini stanno per lo più, e diciamocelo, per 5 ore seduti in una classe, seduti in basso nei banchi. Bene, l'ora di danza movimento terapia, e lo vedremo un pochino più avanti, rappresenta per loro la possibilità di movimento, ma un movimento non che debba scaricare le energie, no, quelle energie lo sappiamo bene, soprattutto in adolescenza, vanno canalizzate, vanno utilizzate per loro stessi. E la danza terapia, tra l'altro, diventa anche uno spazio di ascolto, anche della parola, quando ne facciamo anche poco, poco, poco. Perché il problema nostro, che è il nostro, non è rispondere al problema del bambino. Al bambino si risolve al 50% il problema che può avere già solo raccontandolo oppure agendolo col corpo. Quindi la scuola dell'infanzia, corpo e relazione, qui c'è una docente, una mia collega, lavoriamo con gli elastici, che in danza terapia vengono utilizzati non solo questi, ma anche altri materiali, proprio perché mimano le parti del nostro corpo. L'elastico ci rimanda alla elasticità dei nostri muscoli. E poi la scuola media. Sì, i ragazzi non vogliono essere filmati, sono perfettamente d'accordo. Anche le prime foto che ho fatto, chiedendo loro il permesso, poi insomma si sono lasciati andare, intanto ridevano al primo incontro, dice ma questa docente, ma che cosa ci fa fare? Perché sono stati messi lì, diciamo, a gruppi, chi fa questo, chi fa quello, come funzionano poi i piani PON, no? Era un piano PON nell'Istituto Comprensivo di Castro Libero. Dal secondo, terzo, attraverso il materiale che è il mediatore della relazione e mi consente di diversificare l'obiettivo sensomotorio che ho in quel giorno e in quel periodo e che voglio, diciamo, sviluppare. Quindi questo è il corpo, il ritmo e la voce. Poi si è tenuto anche uno spettacolo finale molto interessante che partiva proprio dal viaggio di Ulisse, no? Hanno impersonato e prestato il corpo a Nausicaa e alle ancelle che vedono questa persona. Mi preme dire intanto che non si diventa danza terapeutica come un corso di 2 giorni, di 3 o di 4, ma è necessaria una formazione altamente qualificata. Il programma è triennale, sono 1200 ore e questa formazione è conforme agli standard per la certificazione della competenza, tanto la competenza che dentro alcune associazioni a livello nazionale, tra cui ARTE e ABIT. La formazione quindi triennale è formata da 3 moduli didattici e per questi 3 moduli si sono scelti 3 metafore: immersione per i laboratori esperienziali, e chi ha provato il laboratorio anche uno solo di danza terapia capisce cosa vuol dire. Poi il cuore della formazione è il training didattico con numerosissimi laboratori intensivi nelle varie sedi italiane della scuola, dove si fa l'esperienza pratica ma affiancata dalla teoria, ed è tanta, e poi dall'addestramento. È una parola un po' dura, ma addestramento vuol dire che si è sistematici, si è strutturati, alla conduzione e poi la supervisione di gruppo. Io andrò via oggi perché il gruppo è a Cosenza, perché Vincenzo Bellia è giù a Cosenza per una supervisione, quindi finito qui io raggiungerò il mio gruppo, perché non si finisce mai, no, di comunicare proprio col gruppo di formazione.
e quindi avvia anche alla pratica professionale. Questa formazione mi preme dire che si svolge esclusivamente nella Scuola di Arti e Terapie di Roma, che è diretta da Vincenzo Bellia, perché questo ha dovuto un po' in periodo, circa un anno fa, diradare un po' la nebbia che c'è intorno a questi corsi di formazione. Tante scuole in franchising. Abbiamo qualche dubbio che possa funzionare bene a livello di qualità della professione. E ancora i moduli didattici complementari, quindi anche chi dirvi, io ho un piccolo laboratorio di aprile, ha potuto essere frequentato dalle allievi in formazione, quindi fornire, diciamo, un credito. E poi il tirocinio presso scuole convenzionate, la mia scuola, l'Istituto Comprensivo via Roma Spirito Santo, è convenzionata con la Scuola di Arti e Terapie, quindi le allieve fanno tirocinio presso i laboratori che conduco io settimanalmente. E intanto, al di là di tutte le collaborazioni e le sedi della scuola, mi preme in questo momento, io la conosco solo ora, la conosco soltanto di nome, professore, a Torino il Centro Musicoterapia e Benedizione Italia, che oggi ospita la sede più settentrionale del nostro programma di formazione. E naturalmente la nostra sede di Cosenza, abbiamo una coordinatrice per la Calabria che è la dottoressa Ida Rende, proprio di Cosenza. E poi la TMT, dove è implementata? Perché io parlo di implementazione, non di lavoro, di inserimento. E questa implementazione è stata dura e lunga. Non solo per la parola terapia, non solo per quello, ma perché ci sono delle resistenze che poi più o meno tutti noi sono passati sulla pelle. Abbiamo Catanzaro in provincia, dove c'è una collega, anzi più di una collega, che lavora nella formazione, nella prevenzione anche dei disturbi alimentari, sempre con interventi multimodali, perché non ci sogniamo, anche se nel nostro nome portiamo la parola terapia, non ci sogniamo di fare i medici, per cui sempre interventi multimodali. Io faccio la mia parte e tutti gli altri professionisti fanno la loro. E poi percorsi esperienziali di affiancamento nella cura per l'Alzheimer e per il Parkinson. A novembre c'è tenuto un convegno importantissimo con laboratori annesso proprio per queste malattie della demenza. A Cosenza e provincia ci sono percorsi per adulti disabili, anche nei centri di salute mentale e poi di benessere, diciamo, per chi voglia trascorrere questa ora dedicata a se stessi. Poi a Castrovillari, quindi associazioni familiari disabili, autismo, anche in seduta, diciamo, individuale, quindi poi prevenzione, disturbo dei comportamenti alimentari e benessere. A Crotone, autismo, progetti nelle scuole e benessere. E poi veniamo a Cosenza, perché la mia città è dove ho creato quello che ancora forse è diventata un po' più di una nicchia, finalmente, ma l'ho fatto senza grandi pubblicità, ma lavorando sul territorio fin dal secondo mese della mia iscrizione, facendo sperimentazione là dove mi veniva affidato corpo, movimento e sport, educazione motoria, perché poi sappiamo, ci conosciamo anche da tempo, l'ispettore Fusco forse non ricorda, ma ci siamo incontrati tante volte a Spezzano Albanese, a San Lorenzo, dove ho insegnato per 8 anni di fila, è stata un'isola felice per me dal punto di vista umano e professionale, veramente. Con il direttore Montone abbiamo condiviso molti progetti, ci ha dato veramente una spinta in più. E quindi, dicevo, a Cosenza, nella scuola primaria e nella scuola media per alunni e docenti. E qui ci sono un po' dei progetti e qui esce fuori la parola di studi di apprendimento. Dirò un pochino più avanti. Non ho portato nulla di questi pomeriggi danzabili, sono dei pomeriggi che ho trascorso, condotto con dei bambini, si faceva la merenda insieme dopo la fine delle lezioni, poi si faceva un laboratorio di pittura molto libero e molto creativo, non soltanto su un foglio A4, ma e poi naturalmente la danza. E poi per docenti, genitori, allievi di formazione, il laboratorio che vi dicevo prima, quindi presso il Teatro Morelli, l'Istituto Castrolibero di Castrolibero e il mio istituto. Allora, ma perché questa danza movimento terapia a scuola? Dici, ma perché la porti a scuola questa danza? Intanto perché ci sono tanti altri esempi per cui non so, io sono docente, dove la porto? Intanto la porto a casa mia, no? E perché la danza terapia incontra l'essere umano a livello senso motorio. E la scuola che cosa fa? Certo, mi riferisco di più alla primaria, ma si può arrivare benissimo alla scuola media. E cosa fa? Accompagna questo sviluppo del bambino attraverso le tappe fondamentali del processo evolutivo.
respiro. E la prima tappa, ci dice Piaget, è quella a livello sensomotorio. Io, tra parentesi, cioè quello dai 0 ai 3 anni, tra parentesi, ho messo osservazione. Questa non è un'osservazione che ho potuto fare a scuola da 0 a 2 anni, non me lo sognerei, ma ho potuto farla nella mia famiglia, aiutando i miei figli nella crescita dei bambini. Il terzo, che ha compiuto da pochi 2 anni, l'ho seguito giorno per giorno e ho potuto vedere questo sviluppo psicomotorio. Al di là del punto di vista emotivo, che mi sta quasi prendendo e vado subito avanti, però quel crescere quasi a terra, come dei piccoli pulcini ruspanti, beh, è un bambino dal punto di vista maturo molto maturo, molto, ci sono stata vicino, chiaro, con l'ansia non della mamma, con l'ansia della nonna, che è una cosa diversa, e allora fargli fare quello e mettendo qualche cuscino in mezzo. Quindi molte delle tecniche che noi utilizziamo in danza terapia sono basate sul peso, sullo spazio e sul tempo, e queste tecniche sono usate uguali con gli adulti, perché proprio ci portano a ripassare più volte queste tappe evolutive. E diciamoci la verità, quando entrano, qualunque bambino entra in nel laboratorio, tu mi hai trovato l'altra volta che stavo lavorando con loro, la prima cosa che fanno è la scivolata a terra, è difficile farli sollevare da terra se non con dei giochi, bla bla bla. Ma chiediamoci, quante volte, una volta che abbiamo raggiunto la verticalità, ci mettiamo in orizzontale? Beh, qualche volta accade, no? Accade, certamente, ma non così frequentemente, forse, come si potrebbe fare facendo danza, movimento, terapia. E quindi cosa facciamo a terra? Qua c'è una quinta classe e poi c'è un piccolo gruppo. Lasciare il peso a terra, poi da lì mimare la torsione, il sollevamento della testa, che dei bambini piccoli da 0 a 2 anni, e mica ci fa male farlo, quali appoggi in questo istante o in altri momenti. E poi gli incontri personalizzati, il piccolo gruppo, questi bimbi stanno facendo una piccola danza nelle quattro direzioni, quindi i punti cardinali, non, sì, sul libro vanno benissimo, bene, sulle cartine altrettanto bene, ma se io danzo ai punti cardinali e recito, che cos'è il nord per me o per te, che cos'è l'est, che cos'è l'ovest, il sud, come tappe della vita, tappe della giornata, le stagioni, tantissimo, e poi entrare in contatto tutti insieme, il primo contatto si buttano per terra e si contattano mani, piedi, testa, eccetera. E poi c'è il più ritmo con i gesti e con la voce, questa è la voce, questa parte naturalmente si radica nell'espressione primitiva. Un cerchio ritmico, ognuno ha 8 tempi, si comincia con il radicamento della pianta dei piedi a terra e poi si comincia la pulsazione coi piedi, battito cardiaco, e quando siamo tutti nella pulsazione, allora cominciano le sequenze ritmiche, che musica più o meno, no? E allora l'avanzamento avanti, torno indietro, poi aggiungo un gesto che è quello di dare al gruppo e magari quando vado indietro prendo, perché del qui e ora io do qualcosa agli altri, ma sicuramente porto via qualcosa anche per me. E poi ci metto una voce, ma sono nominato bene, non sono frasi o parole chissà di quale costruzione. Quindi realizziamo le pari opportunità, realizziamo l'inclusione, l'accoglienza e anche l'integrazione. I bambini stranieri, forse con un gesto, cominciano già ad integrarsi prima che con le parole. Ma come funziona sotto di danza movimento terapia? La facciamo veloce, non so quanto tempo ho, ma io vado a dire le mie cose. Allora, c'è un'apertura, uno sviluppo e una... Bene, è una conclusione. Intanto nell'apertura facciamo un gioco iniziale con i nomi, col ritmo, e poi un riscaldamento semistrutturato, può essere anche strutturato o imitativo. Allora un riscaldamento che va a creare quella disponibilità nel corpo a procedere nel lavoro corporeo, punto. Poi posso sviluppare, già il riscaldamento, se dura già 15-20 minuti, potrebbe essere già una seduta che dura di solito dai 40 ai 50 minuti. Posso inserire un gioco, di solito lo faccio sempre, dialogo motore per esempio con gli elastici, in coppia, in piccolo gruppo. E poi si conclude, la verbalizzazione condivisa un po' meno,
si preferisce la danza e si preferisce magari il disegno. E questa è una scheda di progettazione che è stata naturalmente pianificata ed è patrimonio, questa parabola artifasica, del dottore Vincenzo Pedia. In ogni seduta sono imprescindibili alcune tecniche e le vediamo, a sinistra vediamo gli effort, che sono le qualità del movimento. Non è che in 40 minuti faccio tutto, faccio alcune cose secondo qual è l'obiettivo sensomotorio che mi sono dato quel giorno o in quella settimana. E poi il codice funzionale, quello che io dico e quello che io faccio, ma soprattutto quello che faccio, e devo stare attenta a quello che dico, no? E passa immediatamente, e allora le mie consegne saranno empatiche, pedagogiche, perché offro il mio corpo a modello, esplorative e integrative, soprattutto con la danza finale. Naturalmente devo rispettare la logica del corpo, nel linguaggio, perché se dico gomito o dico faccia, magari non dico viso e non dico dove si piega il braccio, quindi se scelgo un percorso dal linguaggio più della disciplina, uso quello, altrimenti uso quelli di uso comune, dipende. I materiali TMT, qua ci sono dei bambini, questo è un incontro di giovedì con una classe quinta, e quindi qua ci sono i foulard, che una persona arrivando mi ha sottratto, anzi due persone mi hanno sottratto per oscurare una finestra che poi non hanno funzionato, insomma. Bene, questi sono i piccoli di prima, perché ho anche una prima classe oltre a due quarti e oltre a tante altre cose, non so se ho tempo di dirvi, ecco, che giocano con i foulard. In molte foto, quasi tutte, bisognerebbe guardare il viso dei bambini, dei più grandi e dei più piccoli. E qui allineiamo il mare, i cerchi sono i pesci, i foulard sono le onde, a terra quei bimbi hanno un sassolino tra le mani, un sassolino veramente. E poi ci sono gli elastici che limano il movimento delle alghe del mare. E oggi chiudiamo con il disegno, quindi si sono tutti a terra, lì a scambiarsi i colori e poi le produzioni colorate. I materiali, perché l'abbiamo detto già prima, e quindi ottengono, soprattutto sono importanti perché ottengono la massima esplorazione spostando l'attenzione da me che devo muovermi all'oggetto che devo far muovere. Se io dico una persona danza con questo foulard, dice, ma fai danzare il foulard, cosa faresti tu se fossi un foulard? Funziona. Ecco, qua è una cosa che ci riallaccia immediatamente ai disturbi di apprendimento e alle difficoltà generiche di apprendimento, perché è in realizzazione presso la mia scuola un protocollo di intervento di danza terapia e disturbi di apprendimento sostenuto dall'APDIC, l'Associazione Professionale Italiana Danza Movimento Terapeuta. C'è un gruppo italiano, un gruppo di studio di cui faccio parte da un anno, e a questo sperimentazione, ma non è una vera perché è stato già sperimentato precedentemente, in questo intervento partecipa un gruppo di bambini, e bambini di cui due hanno diagnosi di disturbo di apprendimento, e l'attenzione a questo si manifesta anche o si intuisce su una scuola di Via Roma di 550 alunni, l'unica bambina con diagnosi è nella mia classe. E poi altri con difficoltà generiche di apprendimento. Quindi questo è quello, non ci sono, diciamo, autori, perché sono io l'autrice di questo che vado a dire qua in questo momento. Siamo convinti, dopo anni di osservazione e lavoro nelle scuole, che anche il bambino in difficoltà abbia il diritto di essere considerato, così come legge del dettato istituzionale, vedi le indicazioni nazionali, nella sua unità di individuo fatto di corpo, mente e relazione. È inaccettabile ogni intervento rivolto solo alla sua mente, dimenticandone il corpo e prescindendo dalla relazione. Qui lo dico e dappertutto lo ridico, perché dobbiamo finire di fare, ultimamente da alcune persone che non mi aspettavano, no, stiamo provvedendo per i bambini con disturbi, eccetera, dopo vari impegni di questa persona, soprattutto mi vedo una locandina con una testa, una testa grigia, e dentro delle parole messe con tutto il neuropsicomotricista, psicologo, benissimo, però rischiamo forse di medicalizzare. E il corpo dov'è? Io quando penso ai miei alunni non penso ai loro compiti, io penso ai loro corpi, ai loro visi, ai loro movimenti, a quello che fanno quando stanno in laboratorio. Ecco, allora in questo piccolo gruppo, sono cinque bambini, ne manca uno perché una si è trasferita, era in una casa famiglia, cominciamo dal suolo, impronte e lateralità,
cos'è la punta del piede, ma se guardate di sette, questi bimbi non tutti sanno qual è la punta del piede o il tallone. Affido il mio peso, questa è la mia bimba, Sara, frequenta la quarta classe, ce l'ho dalla prima, lì è l'assenza di peso, il gruppo che lo regge, è lei che si diverte dentro, finalmente può affidare completamente il suo peso in un qualcosa che non la trattiene, ma che la culla morbidamente, quasi fossimo in un grembo. E poi danzo leggera, perché poi dopo che ho dato il mio peso posso danzare leggera. E ancora, manteniamo la leggerezza e arrivederci a, ma poi voglio ancora 5 minuti per altri, solo 5. Manteniamo la leggerezza e arrivederci a questa farfalla, e mi fermo un'altra volta, è importante per me questa foto. Intanto giro sempre con la macchina fotografica per cogliere tantissimi momenti importanti. Questa farfalla era sui vetri, aveva appena smesso di piovere, il primo laboratorio che ho fatto nella mia scuola, e l'ho fotografata proprio perché secondo me è stato molto augurale. Giugno a scuola, questa diciamo è la fatica prossima, il Consiglio d'Istituto ha accettato per il secondo anno di cedermi teatro e altri locali della scuola per condurre un gruppo di bambini, questa volta a pagamento dei genitori e anche un'assicurazione a loro spese, quindi pittura, lettura, scienze, laboratorio. Quest'anno ho messo piccola cucina, ma non per dimostrare, per far preparare loro una merenda, una macedonia, insomma qualcosa che poi consumiamo insieme, bastare la pizza, perché no? E poi il piccolo teatro, io insegno anche storie per riflettere, drammatizzazione, lavoro molto sulla voce e un po' di filosofia con i bambini che non guasta, e poi percorsi in città, arte d'ore, andiamo in città a scoprire i musei, le gallerie, prestiamo corpo magari a un quadro di Barovero come abbiamo fatto l'anno scorso, che era una palude bellissima, e veramente bisognava, ecco, qui portare i disegni dei bambini realizzati poi rientrati a scuola. Allora, qui mi prendo adesso a dire qualcosa di arte. Certo, negli interventi che mi hanno preceduto ho trovato tantissime cose affini. Io oggi mi sento a casa. Non so perché io mi sento a casa, ed è una sensazione molto bella, perché amo i valori fondamentali della nostra esistenza umana. Allora, intanto, parlando di arte, devo per forza fare un salto alla seconda diapositiva, anzi alla terza, dove parlo di formazione e di certificazione di competenza. Allora, io sono in due associazioni nazionali più che accreditate, potrei stare tranquilla. Invece no, noi vogliamo che chi fa musicoterapia, teatroterapia, arte terapia, danza terapia debba rispondere a dei target di formazione. E allora ci vuole una certificazione di competenze di parte terza, cioè qualcuno. In Italia c'è la FAC, è una delle federazioni per la certificazione delle competenze. E io la seconda, cioè la prima sessione, come seconda diciamo danza terapeuta, mi sono presentata a questa prova 2 anni fa, ho sostenuto questa preparazione che è stata difficilissima, poi ho presentato i miei lavori, quindi dando diciamo un po' saggio delle mie competenze acquisite e consolidate, e quindi ho il bollino, non per questo sono migliore di un'altra che non è il bollino. Però se anche nella scuola potessimo fare qualcosa del genere e premiare chi fa aggiornamento continuo e chi, non lo so, forse dimostra e si prende alcuni carichi, perché quando vado nella mia segreteria a scuola dal mio dirigente non dico mai vorrei, io dico posso fare questo, posso offrire questo alla scuola. Il protocollo di intervento di SA è gratuito, lo faccio in un'ora, il martedì mattina alla prima ora, è gratuito. Il preside si è preso anche l'onere di accompagnare un bimbo con diagnosi di un plesso scolastico diverso per portarlo a scuola e fargli frequentare questo incontro. Quindi la particolarità di arte è quella di aver sostenuto dall'inizio la qualificazione delle competenze degli artoterapeuti che sono diciamo soci dell'associazione. Io passo velocemente, ci sono le sezioni territoriali, io sono coordinatrice degli Alpi Calabria, è una organizzazione orizzontale, io sono qui per libera scelta, naturalmente invitata, però io ho una certa possibilità, un potere di movimento, altrimenti che ci sto a fare, diciamo, se siamo associati siamo associati. Quindi il presidente è il mio maestro Vincenzo Bendia,
cosa promuove? Chiaramente la ricerca teorica e applicativa, e poi promuove l'aggregazione professionale, lo stare insieme, il condividere, il collaborare. E io voglio finire solo con una piccola cosa che la dico a Sonia, senza gli altri, perché per dire tante cose bellissime. Quando hai parlato della danza terapia, che cos'è? Per me, se mi sono danza terapia, ti voglio dire solo una cosa. Hai detto che è una metodologia espressiva che usa la musica e il ballo. Ora, io sto abbandonando, non l'ho mai detto ballo, ma una bimba, Giulia, una mia alunna di un'altra classe che è una quarta, oltre a tutti i progetti, io vedo dai 150 ai 190 bambini a settimana, perché tutti quest'anno nella mia scuola hanno fatto danza terapia un'ora a settimana. Sono ancora viva, quindi si può fare. E allora Giulia, quando abbiamo fatto un incontro, ogni tanto una verbalizzazione, allora abbiamo parlato di danza, di ballo, ma è, però c'è una differenza. Ecco, dimmi, io quando ballo mi scateno, ma quando danzo sento. Grazie a tutti. Grazie ad Enrichetta e prego, per il pranzo, perché sennò Marinella non ci sta stretti qui.